Siamo con Luca Bartolucci. Ieri sera era al Teatro Rossini quando c'è stata la seconda scossa di terremoto, quella delle 21:18. Cosa è successo? Beh, niente, che eravamo lì ad ascoltare questo concerto, io rappresentavo chiaramente l'amministrazione comunale e ad un certo punto abbiamo sentito questa scossa che all'interno del teatro si è sentita in modo più, secondo me, più accentuata, proprio perché essendo il teatro tutto in legno, i palchi, la stessa platea è sospesa su una sorta di cassa armonica con travetti in legno o altro, quindi diciamo che si è sentito il riverbero in modo più accentuato, quindi sia gli artisti che lo stesso pubblico insomma hanno avuto una bella paura, e quindi in modo abbastanza ordinato, però in modo abbastanza anche allo stesso tempo deciso, fulmineo, tutto il pubblico, tutte le persone che partecipavano allo spettacolo sono corse via immediatamente. Devo dire che c'era un servizio d'ordine di vigili del fuoco e di maschere del teatro che hanno saputo gestire con molta capacità, con molta professionalità, perché in questi casi si può scatenare il panico. Invece sono stati veramente bravi nel indicare subito le vie di uscita necessarie, e quindi poi tutto il pubblico si è riversato davanti al teatro, ma a quel punto, una volta finita la scossa, nessuno si è sentito più di rientrare, la stessa direzione del teatro ha chiuso perché appunto non aveva più né senso, ma poi si potevano avvenire altre scosse, il cosiddetto sciame sismico poteva continuare, quindi hanno deciso di chiudere il teatro.